le storie di Barba Blu. Ma la tua barba è nera. Eh sì, lo so, ma Barba Blu mi piace di più. Benvenuti pirati! Oggi vi racconto la storia di quel manigoldo di Capitan Spadino. C'era una volta un pescatore molto povero che viveva su un'isoletta insieme alla figlia Molly. Una mattina il povero pescatore sospirò. Da un mese non pescava un solo pesce. Venderemo le nostre cose in cambio di cibo, disse. Sì, papà, rispose sua figlia. Molly riempì un baule con i beni di famiglia e partì per il continente. 10 minuti dopo, Molly cadde nelle grinfie di Capitan Spadino e la sua banda di pirati. «Dov'è la chiave del baule?» chiese Spadino. «Non te lo dirò mai!» rispose Molly. Capitan Spadino le provò tutte per farsi dire da Molly dove era nascosta la chiave. Le fece il solletico, la ingozzò di gallette stantie, Ma Molly teneva duro. Capitan Spadino stava per perdere la pazienza quando una fitta nebbia avvolse la nave. Aiuto! Dove siamo? Non si vede niente! Si lamentarono i pirati. Conosco bene queste acque, disse Molly. Vi guiderò a casa, a patto che poi mi lasciate andare. D'accordo, rotta per l'isola degli squali, disse Spadino. Un'ora dopo, la nebbia cominciò a diradarsi. Posso andare adesso? Chiese Molly. Riprendo io il comando, tuonò Capitan Spadino. Tu finirai in pasto ai pesci. Che disonesto! Molly fu costretta a tuffarsi nelle acque infestate dagli squali. Ma anziché splash, i pirati sentirono un tonfo sordo. In quel momento la nebbia scomparve del tutto. Questa non è l'isola degli squali, sbottò Capitan Spadino. Siamo stati ingannati. Molly li aveva condotti in porto. I pirati finirono in prigione e Molly ricevette una grossa ricompensa. Ha! Allora, vi è piaciuta questa storia? Alla prossima! Yo-ho-ho!